Scuole chiuse in diversi comuni abruzzesi in seguito al bollettino diramato dalla Protezione Civile Regionale. Così nella giornata di domani, mercoledì 15 novembre, sono state sospese le attività didattiche a Pescara, a Spoltore, Montesilvano e Città Sant'Angelo. In quest'ultimo comune scuole chiuse anche dopodomani. Attività didattiche sospese a Teramo Città e in provincia a Roseto degli Abruzzi, Giulianova, Pineto, Silvi e Castiglione Messer Raimondo. A Chieti chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado e l'università, come annunciato su Facebook dal sindaco Umberto Di Primio. In provincia chiuso il nido dell'infanzia di Fossa Cesia Marina. In questi altri comuni attivati i COC, centri operativi comunali. Il centro funzionale d'Abruzzo ha infatti comunicato che dalle ore 14 di oggi, martedì 14 novembre, alle ore 14 di giovedì 16 novembre è previsto codice rosso, criticità elevata, per rischio idraulico diffuso sulle zone di allerta bacini Tordino Momano, bacino del Pescara, e codice arancione, criticità moderata, per rischio idraulico diffuso sulle zone di allerta bacino alto e basso del Sangro. Per domani previsto codice giallo, criticità ordinaria, per rischio idrogeologico localizzato sulle zone di allerta bacino della Terno e Marsica. Sono stati invitati i comuni delle zone di allerta, in cui è prevista criticità, a prestare particolare attenzione e a mettere in atto le azioni previste dal piano di emergenza comunale, in special modo nelle zone in cui sono presenti movimenti franosi in atto e sulle aree percorse dai recenti incendi. Sulle evoluzioni della perturbazione che sta interessando la regione, il nostro meteorologo Luca Mennella, intervenuto in collegamento telefonico. Effettivamente la situazione che si va delineando non è delle migliori, in quanto un profondo minimo barico si andrà a posizionare sul basso Tirreno e apporterà un'ondata di forte maltempo su tutte le regioni del medio e basso Adriatico, ma in particolar modo quelle del medio Adriatico e l'Abruzzo. In particolar modo sulla nostra regione sono previsti nelle giornate di domani e di giovedì accumuli superiori ai 100 mm e quindi saranno possibili eventuali disagi e tutto ciò che ne comporta da avere così abbondanti precipitazioni in un lasso di tempo così breve. Ecco, è un'ondata che si protrarrà fino a quando? Teoricamente fino a giovedì, poi le condizioni meteorologiche dovrebbero tornare a migliorare sensibilmente su tutto il territorio. Ecco, ritieni che ci potranno essere dei disagi? Addirittura nel bollettino si invitano i comuni a effettuare tutte le azioni previste dal piano di emergenza comunale. Ci sono delle zone dell'Abruzzo che potranno essere interessate da alcune criticità? Sì, effettivamente sì, perché la quantità di pioggia prevista è notevole, di conseguenza bisogna stare attenti ai corsi fluviali e alle zone che si sa che sono soggette ad allagamenti.